Ok, Diego, siamo qui. Vuoi presentarti agli amici del movimento? Salve a tutti, mi chiamo Diego Zanatta, ho 33 anni, sono nato a Treviso, sono cresciuto e risiedo tuttora a Villorba. E ho deciso di fare questo video di presentazione impostato in questo modo con l'aiuto di Gianni Girotto, che è un altro attivista, per cercare di fare una cosa che sia più spontanea possibile. In questo modo mi potete, spero, giudicare in ogni possibile e valutare le mie idoneità o meno a candidarmi per le elezioni politiche. Bene, vuoi raccontarci quando hai iniziato a interessarti di politica e quando invece nello specifico proprio con il Movimento 5 Stelle? Allora, posso affermare di aver cominciato a interessarmi di politica piuttosto giovane e anche piuttosto assiduamente. Per la precisione, diciamo da adolescente, nella fase di Tangentopoli, se ne è parlato, in quel periodo si è parlato molto per televisione degli scandali della politica, della corruzione, e io, essendo una persona che, diciamo, come principio fondante nella mia vita tengo molto alla legalità e al rispetto delle persone, questa cosa mi ha molto colpito e da lì ho cominciato a seguire la politica. E prima attraverso i giornali, telegiornali e trasmissioni di approfondimento, e poi negli ultimi anni soprattutto attraverso internet, perché mi sembra uno strumento più democratico di informazione, dove passano informazioni che magari la stampa normale non fa passare. Quando è che hai conosciuto il Movimento 5 Stelle in particolare? Allora, proprio utilizzando molto lo strumento di internet, ho cominciato a leggere il blog di Grillo quasi da subito, da quando ho cominciato a scrivere i suoi post giornalieri, aiutato poi dai vari esperti di vari settori, perché trovavo molto interessante questo modo appunto di approfondire vari argomenti ed entrare nel succo e non, nel profondo appunto delle varie tematiche, e non era, diciamo, come vari organi di stampa che trattano argomenti solo superficialmente. Da lì, conseguentemente, poi ho sempre seguito quali erano altre attività delle liste civiche, i vari V-Day e poi il Movimento 5 Stelle, perché ero molto interessato a questo nuovo modo nuovo di fare politica, più pulito, e soprattutto ho sempre appoggiato tutti gli argomenti trattati e come venivano trattati, quindi il programma. Bene, e alla fine hai anche avuto un'esperienza politica perché sei stato candidato nella lista comunale di Brera a maggio di quest'anno. Vuoi raccontarci qualcosa di questa esperienza? Sì, esatto, questa, diciamo, esperienza politica quasi per me inaspettata è avvenuta quest'anno, nel senso che prima d'ora non avevo mai seguito nessun partito politico, proprio perché, essendo abbastanza critico verso tutti, quindi a parte rari episodi, cioè aver appoggiato qualche battaglia tematica di qualche partito, ma per il resto non mi avevano mai convinto. E invece il profondo apprezzamento per il Movimento 5 Stelle ha fatto sì che a un certo punto ho deciso di cominciare a prendere parte attiva a quelle che erano le attività dei meetup. E mi sono informato su dove si ritrovava su dove erano gli incontri del meetup di Treviso Nord-Est, e ho cominciato a parteciparvi. Era in quel periodo in fase di organizzazione la lista per Brera di Piave, e ho cominciato quindi a partecipare a questa attività, che ho trovato molto interessante perché mi ha permesso di conoscere quelle che sono le tematiche locali, che spesso, diciamo, è quasi una cosa oscura alla maggior parte dei cittadini, nel senso che molti sentono parlare di politica a livello nazionale, ma poi non sanno di cosa si tratta nei comuni. Questa esperienza è stata molto interessante perché ho potuto partecipare alla stesura del programma assieme agli altri attivisti. E poi questa esperienza formativa è culminata, diciamo, nella candidatura A proprio a consigliere. consigliere. Ok. Dici qualcosa allora perché hai scelto a questo punto di entrare in gioco anche tu, mettiti in gioco, quali sono le motivazioni che ti spingono? Proprio quando, diciamo, dal principio, quando è scoccata questa scintilla
che mi ha fatto decidere di prendere parte attiva, che ero stanco di essere semplicemente un cittadino che assiste, seppur informato, seppur un cittadino che comunque discute anche concretamente con le altre persone di quelli che sono i problemi e cerca di informarsi, di informare gli altri. A un certo punto ho capito che questa cosa non mi bastava più, ho deciso che era il momento di prendere parte attiva, ho cominciato a seguire il Movimento 5 Stelle, a partecipare alle attività del Meetup e in questo percorso in questo momento ho l'opportunità di candidarmi appunto per le elezioni parlamentari e ho deciso di cogliere questa opportunità perché ritengo essere, diciamo, un'opportunità quasi irrinunciabile il poter avere la possibilità di svolgere un incarico in cui una persona crede, insomma. Bene, nel caso tu riuscissi effettivamente a venire eletto e quindi entrare nel Parlamento, cosa avresti intenzione di seguire particolarmente, di fare? Allora, parto un attimo un passo precedente e intanto vorrei, se già avessi la possibilità di presentarmi come candidato, vorrei sfruttare intanto questo primo momento e le occasioni che verranno date da questo momento per comunicare alla gente la necessità di partecipare, di rendersi cittadini attivi, come l'ho sentita io, tipo appunto di rendermi utile, di provare a rendermi utile alla società. Vorrei che tante altre persone la sentissero perché ritengo indispensabile che ci sia una partecipazione di massa a quella che è l'attività politica, anche semplicemente nel tenere sotto controllo quelle che sono le azioni della classe politica. Quindi vorrei spingere un attimo la gente ad aver voglia di questo cambiamento culturale. Poi, ovviamente, una volta eletto, facendo parte del Movimento 5 Stelle ed essendo eletto nella lista del Movimento 5 Stelle, è abbastanza banale, ma è ovvio, insomma, che farò di tutto per attuare il programma del Movimento 5 Stelle. In particolar modo mi impegnerò poi per la massima trasparenza in quelle che sono le azioni che svolgerò io, che svolgerà il Movimento all'interno del Parlamento e dovrei dire piuttosto svolgerei nel caso fossi eletto. Speriamo di sì, Speriamo. anche perché dobbiamo sperare di avere molte persone che appunto che entrano in Parlamento, così potremo portare avanti le nostre istanze. Diciamo che poi in particolar modo sono molto interessato, come avevo detto anche prima, ai temi della legalità, quindi punterei molto su questo punto, non solo per quanto riguarda la corruzione, ma anche per il tema poi di quella che è il problema endemico in Italia, che è la mafia, che blocca comunque lo sviluppo, diciamo, se non entriamo in un ambito di legalità, credo che tutto il resto, tutti gli altri obiettivi diventano un po' difficili da raggiungere. Detto questo, poi comunque mi impegnerei molto a contrastare quelle che sono le cosiddette grandi opere che spesso sono inutili e molto costose. Hanno solo come esito quello di cementificare zone verdi e nient'altro. Poi, non so, ci Tu sono altri hai temi che competenze di chimica, per cui probabilmente anche il discorso ambientale, Sì, inquinamento, è una cosa che sente molto. esatto. Io sono diplomato in chimica e qualcuno potrebbe obiettare, dice, ma come mai un chimico uno che fa prodotti chimici, magari così sensibile al tema ambientale, ma in realtà non è, diciamo, il fatto di fare la chimica che. Non è che significa automaticamente inquinamento fare chimica. Esatto. La chimica serve anche per disinquinare, se vogliamo Sì, serve anche per bonificare. disinquinare, esatto. Poi è una presa di coscienza che ovviamente ho fatto negli anni, nel senso che certe idee non le avevo magari a 20 anni e poi le ho maturate strada facendo. Diciamo che hai le competenze per saper riconoscere le competenze di un vero esperto, di un ingegnere che possa bonificare un territorio. Quindi la bonifica sicuramente è un Sì, aspetto che potresti seguire in prima persona. poi comunque quello che posso dire è che
La mia esperienza di tecnico mi ha spesso aiutato nell'imparare ad analizzare obiettivamente quali che sono le cause dei problemi e riuscire a meglio capire, affrontare i problemi e comprendere quali sono le soluzioni. Cioè, sono molto abituato su questo punto. Comunque sarebbe un grosso bene che in Parlamento ci andassero dei diplomati su materie scientifiche e non solo e sempre diplomati in lettere, in legge, Sì, in soprattutto non materie. troppi avvocati, non troppi notai, che ne abbiamo già parecchi, insomma. Benissimo. Ok, Diego, grazie e in bocca al lupo. Grazie.